santi e le sante onorati sugli altari che paiono vegliare dalla sommità delle colonne e delle guglie dentro e fuori il Duomo. E poi la moltitudine di santi sconosciuti che hanno testimoniato e testimoniano ogni giorno la gioia di essere i servi del Dio vivente. E ancora tutti noi chiamati dalla loro esemplarità a uno stile così diverso dalla mentalità comune da sembrare ormai incomprensibile ai più. È la solennità di tutti i santi in una cattedrale inondata di luce, è la luce della parola di Dio, a definire il senso del pontificale presieduto per la prima volta da arcivescovo, da Monsignor Mario Delpini. Nella giornata della santificazione universale, il Vangelo delle Beatitudini di Matteo e la lettura dell'Apocalisse al capitolo 7 sono il filo rosso che annoda la riflessione. C'è da domandarsi come mai il mondo non sia ancora finito. Qualche volta viene da domandarsi come mai l'umanità non sia ancora estinta. C'è da domandarsi che cosa consenta ancora alla Terra di sopravvivere e di ospitare ancora uomini e donne che ogni giorno sembra che facciano di tutto per distruggerla, per riempirla di rifiuti, per renderla inabitabile. Una domanda che mai forse come oggi sorge spontanea di fronte a tante catastrofi, naturali e non, ma alla quale tuttavia la fede porge una risposta certa. La storia continua perché continuano a nascere e a esistere i servi del Dio vivente. Vivono la vita di tutti i servi del Dio vivente, ma non la intendono come un tirare avanti, né come un correre per arrivare primi e lasciarsi gli altri alle spalle. I servi del Dio vivente intendono la vita come un servizio da rendere a Dio. Gente non eccezionale che si alza al mattino, va a dormire la sera dopo aver compiuto senza clamori il proprio dovere quotidiano. Persone che si ammalano ma non recriminano, che muoiono come tutti, affidandosi comunque a Dio, che attraversano giorni di festa ma non si esaltano, non facendo colpo con lo sperpero dello splendore delle risorse, che sperimentano giorni di tribolazione ma non si abbattono oltre misura. E forse proprio per tale discrezione sono considerati una presenza necessaria ma scontata, come le colonne del Tempio. Ma sono loro che tengono in piedi il mondo, come sono le colonne che tengono in piedi il Tempio. Appunto perché? Il sigillo del Dio vivente è il miracolo sorprendente della gioia. Ciò che rende riconoscibili i suoi servi è quella gioia invincibile, quella gioia che abita là dove tu la penseresti impossibile. Insomma, tutti i servi di Dio. I servi del Dio vivente, la moltitudine immensa che differisce la catastrofe finale, si riconoscono perché portano questo sigillo, la loro gioia. Infatti affrontano una vita tribolata a motivo del servizio al Dio vivente, eppure sono beati. Si dedicano senza risparmio al servizio dei loro fratelli e talvolta invece che gratitudine ricevono insulti e persecuzioni, e sono beati. Lottano per la giustizia e talora invece che successi incontrano sconfitte, e sono beati. Amano la pace e la vedono spesso minacciata dalla stoltezza dei prepotenti, e sono beati. Ricambiano il male con il bene e avvolgono la cattiveria con la misericordia, e sono beati. Non hanno pretese e non chiedono risarcimenti per il servizio prestato e le tribolazioni attraversate. Sono semplicemente dei servi e fanno quello che devono, e sono felici. Poi nel pomeriggio, sempre del giorno di tutti i santi, la messa presieduta dall'arcivescovo è come tradizione dedicata ai defunti presso il cimitero monumentale, proprio a indicare l'inscindibile legame tra queste due ricorrenze cristiane.
Dopo l'omaggio al cardinal Dionigi Tettamanzi, il cui nome è stato iscritto all'Elfa Medio, il Pantheon dei cittadini illustri che hanno fatto grande Milano, Monsignor Tilpini parla dei morti, ma indicando la città dei vivi, che tutti conosciamo molto bene. Dalla città, forse, più che un cantico di esultanza, si ascolta un rumore, il rumore fastidioso del traffico, lo stridio degli attriti, il ronzio degli apparecchi per rendere più confortevole la vita, il baccano delle macchine che percuotono la terra. La città moderna sembra che non riesca a produrre il cantico dell'esultanza. Il silenzio del monumentale è l'immagine concreta del silenzio capace di sfuggire e di vincere lo stridore della metropoli che si affaccia ovunque. Il grido di rabbia, gli insulti della violenza, il grido che invoca aiuto, il grido che dà voce al dolore, che esplode nella ribellione, come lo sfogo incontenibile della ferita che strazia la carne e affligge l'anima. Forse nei cimiteri il rumore giunge attutito, nei cimiteri il grido non si ascolta, nei cimiteri sarebbe fuori posto la musica assordante. Forse il ricordo dei morti potrebbe propiziare il silenzio, finalmente il silenzio. Per i miti, beati, perseguitati, esiste il cantico dell'esultanza, esiste il silenzio che non è ammutolito terrore della morte. Ecco perché oggi celebriamo qui l'Eucaristia, per sentirci trasfigurati, per poter riprendere il nostro cammino come gente che ha imparato a cantare il cantico dell'esultanza. E allora, conclusione, le parole si fanno auspicio. Dovremmo concludere la messa andando per le strade del cimitero, della città, dell'impegno, della fatica, della festa, della gioia, sempre con questa persuasione: la mia vita è benedetta da Dio, cioè Dio è alleato con me per il bene, nei giorni belli e in quelli brutti. E questo proprio perché, come dice ancora l'arcivescovo in Duomo nella celebrazione del 2 novembre, siamo, vogliamo essere testardi testimoni della risurrezione. Testardi testimoni della risurrezione, ostinati a dichiarare senza la speranza non si può